Concludo dicendo una cosa, guardate, a questo punto delle serate si arriva sempre al momento in cui chi parla dovrebbe dare un'indicazione su che cosa combinare, su cosa fare, no? Bene, abbiamo detto queste cose, abbiamo parlato di questa ipocrisia dell'odio, l'ipocrisia della guerra al terrorismo, di questi re nudi, eccetera. Cosa facciamo? Io ho passato gran parte della mia vita, perché di conferenze ne ho fatte tante, perché prima facevo le inchieste, quindi andavo in giro per le mie inchieste, poi dopo i libri, eccetera, insomma, ecco, ho sempre, vi dico molto francamente, c'è stato diciamo, un terzo della mia attività in cui io alla fine davo delle ricette, offrivo delle ricette per fare, per combinare, per dire, per agire, eccetera, nelle quali credevo. Poi c'è un secondo terzo della mia attività in cui io offrivo le stesse ricette e non ci credevo più, e quindi dicevo delle balle, mentivo, e mentivo perché non mi sentivo di mandare a casa delle persone così gentili, con queste facce così belle, capito, con la faccia che gli casca dai piedi. E poi una terza fase, che è quella recente, in cui non mento più. E vi dico che su questo non c'è niente da fare. Perché se pensiamo di poter intervenire sui meccanismi che ho descritto in questa serata, a partire dai re nudi, a partire dallo scempio dei diritti fondamentali dell'uomo, eccetera, per arrivare allo scempio della politica estera, eccetera, se vi dicessi che c'è qualcosa da fare, vi direi delle balle. Secondo me, è la mia personale opinione, naturalmente, agire, cioè mobilitarsi su questo, non serve più a niente. È chiaro. Perché non serve più a niente? Non serve più a niente per un discorso che è più lungo di quello che vi ho fatto questa sera. Quindi richiederebbe un'altra sera, è tutta un'elaborazione teorica mia, che io ritengo molto importante, si può anche riassumere, devo dire la verità, però insomma è un po' complessa la cosa, che rientra anche dentro il discorso dei VIP, è tutta una cosa abbastanza. Ma non, ecco, non si può più fare niente perché è successo qualcosa di molto drammatico alle nostre vite nel frattempo. E quindi noi siamo esattamente come quel soldato, tutti noi che vorremmo fare qualcosa e che pensiamo di poter fare qualcosa, siamo esattamente come anche questo signore qua, per esempio, anzi lui prima di tutti, siamo come quel soldato della Prima Guerra Mondiale. Chi è che qui si ricorda quella famosa battuta? Il poveretto non se n'era accorto, andava combattendo ed era morto. Noi siamo esattamente così, non ce ne siamo accorti. Vi ricordate cosa vi dicevo prima? Non ci siamo accorti di come siamo conciati. Siamo qui a leggere Repubblica, a guardare Ballarò, siamo tutti convinti, infervorati, e siamo conciati malissimo. Stiamo discutendo di quanto eliminare i diritti, non più dei diritti, lo ripeto per la sesta volta. Ora, siamo esattamente così. Quella battuta, mi è stato detto, spero che storicamente sia vero, proviene da uno dei fronti della Prima Guerra Mondiale, dove un soldato lanciato alla carica ebbe la testa mozzata da una granata, da qualcosa, e continuò a correre per 5-6 metri sparando senza testa. E da lì le battute dei commilitoni furono: il poveretto non se n'era accorto, andava combattendo, ma era morto. Siamo messi così. Noi siamo morti. Siamo morti se non decidiamo di deporre le armi e fermarci tutti. Fermare questo treno, il treno che si chiama attivismo politico, il treno che si chiama far politica, il treno che si chiama Porta Alegre, il treno che si chiama Movimenti, il treno che si chiama Picchio Rosso, tutta questa roba, la fermiamo tutta e ci mettiamo a pensare a come risolvere il problema che sta di dietro, che è quello che ci ha già uccisi tutti, ci ha già fregati tutti, siamo tutti morti. E se non troviamo il modo di riattaccare quella spina là, è inutile che andiamo avanti a combattere, non serve a niente. Siamo morti. Allora è inutile che io mi metta qua a raccontarvi, si può fare questo, si può fare quell'altro, scrivete i fax, non so, mandate i soldi a quello, oppure fate la manifestazione. Zero. Zero. Non è così che si deve fare. I dati sono incontrovertibili. Vi lascio con una sola riflessione, da cui potrebbe ripartire una seconda parte, ma non so se ne abbiamo il tempo. Pensate che noi stiamo cercando, siamo, secondo me, naturalmente, queste sono sempre le mie opinioni, siamo conciati, come vi dicevo all'inizio di questa serata. Siamo uomini, siamo filosofi della libertà, chiusi in una gabbia e stiamo dicendo, discutiamo di libertà. Come ne discutiamo? La gabbia deve essere di 6 metri o di 4.
facciamo un dibattito. Secondo me deve essere di 4,25 m. La catena di quanto deve essere? Guarda, deve essere di 1,5 m. No, 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 no. Secondo me deve essere di 2 m. E siamo filosofi della libertà. Stiamo discutendo delle libertà dell'uomo. Discutiamo se la gabbia deve essere di 4 metri o di 6. Siamo ridotti così. Allora, guardate, ripeto, se non arriviamo a riattaccare quella spina là, non si può fare nulla. Siamo messi veramente male. Io chiedo la volontà di fare questo, di rinunciare a questa spinta compulsiva a reiterare sempre le stesse cose che facciamo per, credendo di continuare a lottare, quando in realtà i dati ci dicono che non è vero. E vi lascio, che stavo dicendo, con questo dato. Gente come noi, in una condizione altrettanto grave quanto la nostra, ma secondo me meno grave, gente come noi, sto dicendo, attenzione, in una situazione come la nostra, ma secondo me meno grave della nostra, trovò la forza in 60 anni di cambiare la storia dell'umanità. In 60 anni hanno cambiato 3.000 anni di storia, 3.000, dal 1789 al 1848 il mondo è cambiato. Sono 60 anni. Chi ha combattuto? Gli affamati, i disperati, quelli che avevano il fuoco sotto al sedere perché morivano di fame. Ma che? Erano i borghesi. E io mi chiedo se quei borghesi là, che possiamo criticare, possiamo dire quello che vogliamo, ma se questi, quei borghesi là, in un clima dove era molto più facile avere la testa mozzata di quello che oggi può rischiare un chiunque di noi decide di fare una rivoluzione, se quei borghesi là in 60 anni hanno smontato 3.000 anni di storia, perché questi borghesi qua, che sono in una situazione ancora peggiore di quelli che erano, di quelle in cui erano allora quei borghesi, non fanno più niente? Cioè, non facciamo più la rivoluzione. Permettetemi forse una battuta spiacevole, ma non mi parlate delle sciocchezze, delle manifestazioni, i sit-in, quelle robe lì, i dibattiti, i micromega, per favore, quella è roba penosa, non serve a nulla. Parlo della rivoluzione, di fronte all'enormità della nostra condizione, dove oggi, ripeto per l'ultima volta, veramente ve lo prometto, ci stanno negando i diritti più fondamentali dell'esistenza umana, noi borghesi non facciamo niente rispetto a quello che fecero quei borghesi. Perché? Dobbiamo riattaccare quella spina. Questa presa in giro, questa truffa è cominciata nel 1694 con la Banca d'Inghilterra e il primo che ha denunciato questa truffa è stato Carlo Marx, il quale con altre parole, quando ha messo sotto accusa il capitalismo finanziario della grande usura della Banca d'Inghilterra e lo ha detto chiaramente nel Capitale, lui ha detto con altre parole quello che ha detto Benito Mussolini quando parlava della guerra del sangue contro l'oro. Allora si deve cominciare a capire la chiave per la lettura della storia. Quando Pound sente il messaggio di Mussolini, il quale aveva fatto con l'autarchia la difesa del mercato dall'aggressione degli usurai che volevano fare il mercato disorganico, quando aveva fatto con la battaglia del grano, aveva finalmente conquistato la sovranità alimentare, Mussolini in quel momento c'aveva ragione, da vendere. Ecco perché Pound dice agli americani, come cittadino americano con l'America in guerra, ha detto: l'America sta combattendo dalla parte moralmente sbagliata. E è stato messo in manicomio criminale per 12 anni dentro una gabbia. Io ho avuto contro di me i magistrati, i quali mi hanno messo sotto processo penale dicendo che io ho fatto il reato di incetta di risparmio, esattamente come hanno detto a Pound che lui era sottoposto a procedimento di manicomio criminale quando l'hanno chiuso in gabbia. Oramai noi siamo stanchi di queste culture serve della grande usura. O noi siamo stanchi di vedere che nei tribunali levata qualche rara eccezione. E mi fa piacere ricordare una eccezione, la mosca bianca di Bruno D'Arquini, procuratore generale di Cassazione, il quale nell'anno giudiziario dichiara
Il tasso ufficiale di sconto che si paga alla Banca d'Italia è il padre di ogni usura. Ha dato la patente di usuraio al governatore della Banca Centrale e gliela data in una relazione ufficiale fatta all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Questo vuol dire avere integrità morale e coraggio.